era l'unico che poteva permettersi di bere caffè amaro e vodka prima della partita e dopo la partita. Alle 10 della mattina? Alle 10. No, non è vero, dice le bugie. Però una bella soddisfazione. Faceva gol, per cui alla fine... 24 gol capocannoniere con tre seghe. Vabbè, è stato un bellissimo anno, un anno ricco di soddisfazioni, di quelli che non si dimenticano mai. Comunque il gol Dario Hübner ce l'aveva nel sangue, col Piacenza, col Brescia, sempre. Sì, diciamo ho avuto dei gran compagni di reparto che mi mettevano sempre in condizione di far gol, per cui... Penso che quando andai da Corioni gli dissi voglio Hübner, lui mi ha detto ma mi porti via quello che ti fa 20 gol sicuro, io gli ho detto se me ne fa qualcuno in più è meglio, me ne ha fatti 24. Ne ha fatti 24? Ah, attenzione, con pochi rigori, il Piacenza o il Milan o l'Inter che ti danno 7 rigori a partita. No. È un bel anno, è una squadra fatta spatta su misura, contropiede, l'anno perfetto. Però è strano vederti con i guanti da portiere, cioè i gol, poi torni. Secondo vado fuori. Non perdiamo le buone abitudini. No, vado in castigo il primo tempo, secondo mi lasciano andare. Ha detto prima si scalda, poi affronta Vierkut il secondo tempo.